Uno dei difetti ottici più comuni nelle focali lunghe è l'aberrazione cromatica. L'aberrazione cromatica è causata da una diversa rifrazione delle lunghezze d'onda relative ai vari colori che attraversano un sistema ottico. In pratica, la deviazione subita dalle onde del blu, del verde e del rosso che passano da un mezzo all'altro, quindi dall'aria al vetro dell'ottica, non è uguale. Questo effetto è ben chiaro se pensate all'arcobaleno che si crea quando la luce bianca passa attraverso un prisma. Le radiazioni blu sono visualizzate più vicino al prisma, quelle verdi e rosse via via più lontano. La causa, dal punto di vista della fisica, è la diversa velocità delle radiazioni di colore differente. Alcune sono rallentate di più, quelle blu, e altre meno, quelle rosse. Le seconde fanno un percorso più lungo rispetto alle prime. Dal punto di vista fotografico, e specialmente pratico, significa che i raggi delle radiazioni rosse, per esempio, vanno a posizionarsi su un piano di messa a fuoco più distante rispetto a quello delle radiazioni verdi e blu. Questo significa che quando mettete a fuoco, solo una componente cromatica sarà perfettamente a fuoco. I produttori di obiettivi hanno da sempre parzialmente risolto il problema con soluzioni ottiche che correggono gli estremi del problema, vale a dire il blu e il rosso. Tali ottiche, ormai quasi tutte, si definiscono acromatiche. Nel caso delle focali lunghe, però, questa correzione non è sufficiente. Cresce la distanza della posizione del fuoco tra le radiazioni verdi e quelle dell'accoppiata blu e rosso, corretta dalle ottiche acromatiche. Nel campo delle lunghe focali, quindi, esistono costruzioni ottiche apocromatiche che consentono di mettere a fuoco sullo stesso piano tutti i tre principali colori, blu, verde e rosso. Addirittura esistono costruzioni ottiche ancora più sofisticate, definite superacromatiche, che garantiscono la messa a fuoco di tutte le radiazioni, comprese tra il viola, quasi ultravioletto, e l'infrarosso, quindi oltre il rosso. La tecnologia moderna consente di ottenere buoni risultati anche con ottiche acromatiche, grazie all'uso di lenti a bassa dispersione, LD e D, con elementi alla fluorite che riducono fortemente il difetto e quindi forniscono, anche con focali da 200-300 mm, risultati più che soddisfacenti. Ricordate però che anche i software, specialmente quelli che gestiscono il formato RAW, dispongono di sistemi di correzione dell'aberrazione cromatica. I risultati migliori sono forniti da quelli che dispongono dei dati delle costruzioni ottiche usate, rilevate dai dati di scatto, e quindi vanno a correggere un difetto che riconoscono e sanno come correggere.